J'aimerais commencer par une phrase Voglio iniziare con una frase di Victor Hugo che ha detto che lo straordinario ritrova nella profondità dell'ordinario. Quando nel 2007 John Maloof, storico e appassionato di storia dell'architettura, acquistò per caso un lotto di negativi a un'asta a Chicago, si rese presto conto dell'enorme valore artistico dell'inventario nelle proprie mani e iniziò a cercare ulteriori informazioni sull'autrice di quegli scatti, Vivienne Meyer. Questa mostra è costituita da un viaggio, un traveling fotografico. Partiamo dalle piccole storie che va a ricercare fino ai ritratti, va a richiudersi sui ritratti, poi su se stessa, arriviamo ai bambini fino all'ultima fase in cui smette di ricercare proprio la storia e arriva quasi alla soglia dell'astrazione. I dati sulla vita di Vivienne Meyer sono scarsi. Fu contagiata dalla passione per la fotografia a New York da un'amica della madre, fotografa professionista. Quindi abbiamo spesso questi giochi, no? Questi giochi di messa in correlazione, di sguardo. Quindi questa foto che vediamo è una foto che lei ha fatto nel suo laboratorio. Dall'altra parte abbiamo l'originale. Vediamo come non amasse i grandi contrasti del nero profondo. Si dotò di una fotocamera Rolleiflex Flex acquistata con il denaro ricavato da un'eredità, con la quale scattò gran parte delle sue fotografie più celebri. Qui vediamo proprio lo sguardo di Vivienne Meyer sulla povertà, sulla miseria, sulla dignità della povertà. Vediamo come questa persona, con questa cravatta, questi tentativi reiterati di restare all'interno di un mondo che lo rifiuta. La dignità del povero. Ma l'attività primaria di Vivienne Meyer era quella di istitutrice. Questo lavoro le permise di mantenersi per gran parte della vita, probabilmente cogliendo l'occasione per gli scatti che l'hanno resa celebre, dalle opportunità che casualmente si presentavano durante le passeggiate, o portando con sé i bambini, che a volte vi compaiono, durante le scorribande fotografiche. Sarò franca con voi, sarò onesta, il colore a mio avviso non è il miglior linguaggio di Vivienne Meyer, però è stato per lei un gioco, si è divertita con il colore. Durante quelle passeggiate, Vivienne Meyer documentava compulsivamente una realtà urbana di alienazione, solitudine e precarietà economica, offrendo una narrazione alternativa a quella più ottimistica e idealizzata, spesso associata al sogno americano. Sì, ici on ne parle pas de Henri Cartier-Bresson è un po' il capostipite del concetto dell'istante decisivo di cui avrete sicuramente sentito parlare, e se qui non abbiamo la rappresentazione di questo istante decisivo, dove la ritroviamo? Pensate che comunque l'utilizzo della Rolleiflex non è semplice, bisogna davvero, come dicevo, avere questa capacità quasi animale di prevedere l'istante, perché sia appena una frazione di secondo per scattare, per immortalare il momento.